incendio distrugge stabilimento balneare, fiamme all'alba al bagno Aurora 2 di Fiumetto a Pietrasanta, forse un cortocircuito la causa del rogo. Ritrovata donna scomparsa, giornata di ricerche a Verciano per una signora di 80 anni della quale non si avevano più notizie da mercoledì sera, ritrovata in stato confusionale ma salva. Tira bottiglia d'olio contro un rapinatore, accaduto al supermercato Dico di Porcari. Il malvivente a sua volta ha ritirato la bottiglia al cliente e poi è fuggito con il bottino. Le magie dello chef Menconi, il campione mondiale di cucina decorativa, protagonista alla scuola enogastronomica Made di Palazzo Boccella. Lo sport lucchese di rincorsa, manca il quadro tecnico, domani il nuovo CDA in cui il presidente Bacci deciderà il budget per la stagione, sistemata invece la fideiussione. Il Viareggio riscatta Eros Pellegrini, risolta la comproprietà dell'ex Palermo, la società bianconera si è aggiudicata l'attaccante alle buste con il Pisa. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Iniziamo con la cronaca che ci porta in Versilia, per la precisione a Pietrasanta, dove questa mattina un incendio scoppiato improvvisamente ha distrutto uno stabilimento balneare di Fiumetto. Forse un cortocircuito la causa del rogo. Roy Lepore. È stato il cane, un meticcio di nome Ola, a dare l'allarme intorno alle 5, oltre degli automobilisti di passaggio sul viale a mare, ai proprietari dello stabilimento balneare Aurora 2 a Fiumetto, che si è sviluppato un incendio che ha distrutto le 31 cabine del bagno, il bar, un cucinotto e provocare qualche danno anche al bagno confinante il Tirreno. I proprietari del bagno, Tania Gamba e Piero Baldini, erano a letto o nella casa attigua al bagno quando hanno sentito abbaiare il cane. Ma prima il titolare aveva sentito dei rumori provenire dal bagno vicino e credeva che il collega stesse facendo dei lavori senza dare troppa importanza a questo fatto, fino a quando però il cane insistentemente ha richiamato la sua attenzione e, uscito di casa, si è reso conto di quanto stava accadendo. In pochi minuti le fiamme hanno distrutto tutto. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi che conduce le indagini, ma anche i carabinieri e la polizia municipale. Anche il sindaco di Pietrasanta Domenico Lombardi ha portato solidarietà ai titolari del bagno, che adesso dovranno cercare, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, di trovare una soluzione urgente per cercare di affrontare la stagione estiva che ormai è iniziata. Sulle cause dell'incendio sono in corso indagini, ma potrebbe essere un cortocircuito che ha provocato l'incendio, anche se ovviamente non si trascurano altri fattori. Rimaniamo con la cronaca a Pietrasanta. Ignoti vandali hanno danneggiato la statua dell'artista Igor Mitorai, il centauro, che si trova nell'omonima piazza, appunto a Pietrasanta. È stata danneggiata la lancia che è stata trovata per terra questa mattina. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili di questo gesto. Sempre in Versilia c'è stato un furto al bar Margherita in passeggiata a Viareggio. Ignoti sono entrati da una porta sul retro, si sono introdotti nel bar ed hanno portato via circa 100 euro contenuti nel fondo cassa. Se ne sono accorti i titolari all'apertura dell'esercizio. Dall'inizio dell'anno a oggi è il 9° furto che subisce il bar Margherita di Viareggio. Una buona notizia: è uscito dal coma Rossano Barsotti, l'autotrasportatore aggredito dal compagno dell'amante e lasciato in fin di vita nei pressi della piscina H2O di Ponte San Pietro. Al momento non è ancora in grado di rispondere agli inquirenti, che sperano di apprendere elementi utili dal suo racconto. Per la sua aggressione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Angelo Spano, operaio 39enne di Lucca. Giornata di ricerche fortunatamente con esito alla fine positivo a Verciano per la scomparsa di una donna di 80 anni che non aveva più dato notizie di sé da mercoledì sera. Vediamo. Si è conclusa bene la vicenda della donna di 80 anni scomparsa da casa senza lasciare traccia mercoledì sera. La signora è stata ritrovata in buona salute a 0,5 km dalla sua abitazione di Verciano. Secondo le prime notizie era in stato confusionale, ma sana e salva.
È stata subito abbracciata dai familiari e sottoposta a controlli per verificarne lo stato di salute. L'allarme era scattato mercoledì sera quando i familiari non l'avevano vista rientrare da una passeggiata. Le ricerche erano partite subito e in mattinata era stato allestito un campo base coordinato da vigili del fuoco e carabinieri. Nel tardo pomeriggio finalmente ritrovamento della signora, che si trovava a non più di mezzo chilometro dalla sua abitazione. Sempre la cronaca, nella piana di Lucca, a Porcari, un cliente del supermercato Dico ha tentato di sventare una rapina all'interno del supermercato lanciando una bottiglia d'olio al malvivente che stava minacciando la cassiera con un coltello. Sentiamo. Ha minacciato la commessa del Dico di Porcari con un coltello da cucina, ma è stato affrontato da un cliente che gli ha lanciato una bottiglia d'olio. Erano da poco passate le 14 quando alla cassa del discount porcarese si è presentato un uomo travisato da un passamontagna che sotto la minaccia di un coltello da cucina ha intimato alla cassiera di consegnargli l'incasso. La donna ha immediatamente svuotato il cassetto contenente circa 800 euro e ha dato il contante al malvivente. Ma un cliente che ha assistito alla scena ha tentato di bloccarlo lanciandogli una bottiglia d'olio. Per tutta risposta, il rapinatore ha lanciato nuovamente la bottiglia all'uomo, colpendolo senza provocare ferite, ed è fuggito a piedi col bottino. Sul posto si sono immediatamente recati i militari della stazione di Capannori e del nucleo radiomobile, ma al momento il rapinatore ha fatto perdere le proprie tracce. Già nel luglio scorso, il supermercato fu teatro di una rapina compiuta da due uomini travisati da caschi integrali ed armati di pistole. Quella volta però il bottino fu ben più ingente. I due infatti svuotarono la cassaforte di circa 10.000 euro contenuti. Due notizie ancora di cronaca da Altopascio. La polizia ha denunciato due giovani per una violenta aggressione verificatasi alcune settimane fa nei pressi di un locale. I due sono un 21enne e un 23enne, entrambi albanesi residenti in Val di Nievole. Avevano aggredito un 21enne romeno per motivi passionali. La ragazza del romeno era corteggiata da uno dei due albanesi. La selvaggia aggressione era stata portata a termine anche con l'uso di un tirapugni e il romeno era stato costretto a ricorrere ad un'operazione chirurgica per la ricomposizione delle fratture al naso e all'orbita di un occhio. Dopo una serie di accertamenti, la polizia è riuscita a risalire agli aggressori e a denunciarli. C'è stato un furto dalla dinamica insolita a Badia Pozzeveri. Due ladri sono entrati all'interno di un'abitazione da una finestra posta sul retro, ma una volta dentro sono stati sorpresi dalla padrona di casa, una signora di 92 anni. Allora hanno detto all'anziana di essere due idraulici arrivati per controllare l'impianto. Sono così riusciti a confondere la signora e mentre uno si intratteneva con lei, l'altro ha rubato contanti, oggetti preziosi e libretti postali per un valore di oltre 16.000 euro. Indagano i carabinieri. Ci spostiamo di nuovo in Versilia, a Viareggio è stata presentata presso la sede di SEA Risorse la campagna contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti. Sono stati infatti divulgati durante una conferenza stampa i dati relativi all'abbandono di rifiuti ingombranti nei comuni di Viareggio e Camaiore. Una brutta pratica, purtroppo in aumento, nonostante l'azienda abbia da tempo attivato un numero verde, l'800 434 509, per programmare gratuitamente il ritiro dell'ingombrante direttamente a domicilio. Servizio peraltro a pagamento in altre province, ma che SEA fornisce gratuitamente ai propri utenti con tempistiche che vanno al massimo intorno ai 10 giorni. Adesso torniamo a Lucca, dove stamattina sono stati inaugurati due defibrillatori pubblici in centro storico. Installati in centro storico a Lucca, altri due defibrillatori pubblici, strumenti importantissimi per salvare le persone colpite da arresto cardiaco. Dopo il posizionamento del primo in piazza Napoleone, altri due sono stati inaugurati in via Fillungo sotto l'arco di Palazzo Sani e in piazza Santa Maria. Prosegue quindi il progetto Il cuore batte per Lucca, promosso dall'Associazione Ungaretti e sostenuto da Comune, Provincia, ASL e Fondazione Cassa di Risparmio. Questa Onlus nasce a seguito di un evento traumatico che ha colpito la nostra famiglia, e cioè la morte prematura di mio fratello Mirko, che a 33 anni è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso.
Il nostro obiettivo primario è quello di voler insegnare il primo soccorso nelle scuole, come che diventi una materia di istruzione come educazione civica sanitaria. E di conseguenza anche l'utilizzo del defibrillatore, quindi divulgare e far conoscere questo strumento che non è altro un comune elettrodomestico che chiunque può utilizzare in caso di bisogno. I defibrillatori sono contenuti all'interno di colonnine verdi contrassegnate da appositi cartelli e sono collegati e monitorati dalla centrale operativa del 118. Lo scopo dell'associazione Ungaretti è quello di avvicinare le persone comuni al mondo del primo soccorso. L'articolo 54 del Codice Penale dice che chiunque in caso di bisogno può utilizzare manovre o strumenti per salvare la vita di una persona, quindi un passante, un volontario, un dottore, un medico a disposizione uno strumento pubblico, che quello che abbiamo, che installeremo oggi, è comunque pubblico, quindi posso venire qui, aprirlo, prenderlo e salvare una vita di una persona. L'associazione Ungaretti ha l'obiettivo di installare altri 9 defibrillatori in centro storico. L'alto artigianato della bicicletta si muove per un'iniziativa di solidarietà in occasione del Summer Festival. Paolo Tessandori, esperto di cicloturismo, ha presentato 2 eccezionali creazioni che saranno messe all'asta a scopo benefico. La prima è una bicicletta dedicata al Summer Festival. Il secondo è un telaio dedicato al gruppo che aprirà la kermesse musicale, ovvero gli Eagles. Si tratta di 2 pezzi unici, assemblati a mano e personalizzabili. Saranno messi all'asta e il loro ricavato sarà destinato all'associazione Andare Oltre Si Può, a sostegno dei bambini e dell'associazione Down Lucchese. E adesso ci spostiamo nel comune di Villa Basilica per andare a vedere dei danni provocati dai cinghiali, in particolare su una strada comunale. Siamo sulla strada per il paese di Pariana, nel comune di Villa Basilica. Quelli che vedete ai margini della carreggiata non sono smottamenti provocati dal maltempo, ma danni causati dai cinghiali. Il versante è devastato in più punti per diverse decine di metri. Mai vista una cosa del genere negli ultimi anni, a detta degli abitanti della zona. In un punto, il passaggio degli ungulati alla ricerca di cibo e acqua sta per provocare il crollo di un muretto di contenimento. Nel paese di Pariana si è sparsa la voce che i cinghiali stanno scendendo di quota per la presenza dei lupi sulle pizzorne. In realtà questa notizia non è confermata da nessuno. Sembra invece che a spingere gli ungulati sempre più vicino ai centri abitati sia il clima secco di questi giorni e la mancanza di cibo in quota. A questo poi si aggiunge la sempre più abbondante proliferazione di questi animali, dopo che le norme di legge hanno reso più complicati gli abbattimenti selettivi. Telefonate di protesta alla nostra redazione dopo l'annuncio della nuova rivoluzione nel trasporto pubblico a Lucca. Una segnalazione riguarda il fatto che rimarrebbero fuori dal servizio pubblico le zone delle case popolari di Ponte Tetto. Un'altra segnalazione invece appunto ci sottolinea che è stata tolta la fermata in via Fonda ad Antraccoli. E adesso andiamo a San Gennaro, a Palazzo Boccella, ad ammirare l'arte dello chef Claudio Menconi, ospite della scuola enogastronomica MADE. Metti un aperitivo con Claudio Menconi, lo chef barghigiano campione del mondo di cucina decorativa. Un'occasione irripetibile per gli amanti della gastronomia, quella andata in scena a Palazzo Boccella, a San Gennaro. Il palazzo è la sede di MADE, la scuola post-diploma per la formazione in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche, promossa dalla Fondazione Campus, che inizierà le lezioni a partire da settembre. C'è una serie di iniziative che servono a raccontare la scuola, a promuoverla e a far capire di che cosa si tratta. Siamo molto felici che questa sera Claudio Menconi faccia il suo show, presenti il suo libro e c'è un bel pubblico che lo aspetta per parlare. Speriamo che sia una bella serata. Lo show cooking di Menconi è stato come al solito spettacolare. Ecco qua come con la frutta si può realizzare una candela accesa da 1001 notte. Oppure, più semplice ma ugualmente geniale, una caramella. Per Menconi è stata anche l'occasione per presentare il suo nuovo libro, Caterino, scritto a 4 mani con Simone Tognieri.
Terza opera letteraria, ci tengo a dirlo, in collaborazione con un vero scrittore, perché io faccio il cuoco, non sono uno scrittore, io al massimo scrivo col sac a poche, non di più. E mentre invece lui è molto bravo, gli ho raccontato questa favola che mi ero sognato, e lui, da bravo scrittore che è, noir ovviamente, io vado a complicarmi la vita, e ha tirato giù questa storia e diciamo che ci siamo divertiti un sacco a scriverla. Lui scriveva e io la raccontavo e ci ridevamo tanto sopra. Speriamo che anche voi, chi lo leggerà, insomma il lettore, faccia tutte le risate che abbiamo fatto noi. Le iscrizioni ai corsi di scuola MAID organizzati da Campus in collaborazione con la Fondazione Palazzo Boccella e l'Università degli Studi di Padova sono aperte fino al 18 luglio. E adesso vi presentiamo il video di lancio di CorArt, divertirsi con l'arte, la due giorni di musica e cultura di ingresso gratuito in programma il prossimo weekend all'antico castello di Ghivizzano. È un video molto bello e sorprendente che è diventato subito virale grazie a Facebook e YouTube. Tra l'altro protagonista è anche il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei. Vediamolo insieme. E questo vuol dire veramente divertirsi con l'arte. Della manifestazione CorArt si parlerà in maniera diffusa nel TG Noi di domani mattina. È tutto per questa prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.